Eccoci qua, salve a tutti ragazzi e bentornati subito su Server 2 con Zombie, questo nuovo giochetto che, devo dire la verità, non mi sta dispiacendo, eh. Siamo ancora a pochissime ore di gioco e voglio vedere e voglio scoprire se dormire ti fa recuperare energia. Però salva. Eh sì, ti fa proprio recuperare energia, quindi tornare nel nostro rifugio ha Qui è dove senso. tutto ha avuto inizio e dove tutto finirà, te lo prometto. Proteggi il rifugio. La tua sopravvivenza è nelle tue mani. Ok, allora torniamo fuori nel tombino che ci porta di nuovo al mercato di Brick Lane. Dobbiamo attivare la seconda zona del mercato perché, come vedete, non abbiamo la mappa in basso a destra non c'è più in pratica. Vediamo se c'è. Oh, non ti svegliare, va. Ogni tanto ho paura che si sveglino. Date schizzi di sangue. Oh, saltiamo qui, c'è un corvaccio lì. Se si possono utilizzare i veicoli, non lo so, ruba. Però c'è cestino dell'immondizia, si può rubare. C'è niente. Vediamo. Oh. Era collegato all'allarme. Corri dentro prima che arrivino tutti gli afflitti nel raggio di chilometri. Oh, ragazzi, devo cacciare la pistola, forse. Forse è il momento giusto per cacciare la pistola. Merda, ma la pistola serve a poco. Aiuto, 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 aiuto. Devo cacciare No, 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 la mina no, la mina no. Sono ancora un poco lento con i comandi, ragazzi. Ma sono ancora. Bomba. Merda, dove scappi? No, 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 oh. Cacchio. Colpi, colpi, buono. E i colpi che ho sprecato. Scappiamo da sto posto, ma. Sa mai che qualcuno venga, chiudiamo la porta. Ok, siamo all'interno del supermercato. Forse quei poliziotti sono arrivati qui quando è scattato l'allarme del supermercato e sono finiti nei guai. Infatti, ci stavo per rimanere io nei guai, è diverso. Allora, ci sono tre zombie da questa parte. Uno sta di qui. Vediamo se si può hackerare. No. Vieni qua, vieni. Muori. Ho visto uno appeso che sembra fluttuare nell'aria. In realtà è morto. La puttana di tua mamma. Devi morire male. Vaffanculo, va. Bibita energetica, ok. Non voglio usare le bibite, le cose, perché sono un tipo molto conservativo. E anche se sto giocando in Barricati. normale, che è il massimo livello di difficoltà, Trova un martello. Dovrai spaccare le assi che bloccano le porte. devo trovare un martello. Ci voleva proprio un martello. Dove sarà un martello? Eccolo. C'è un orsetto che è inquietante. Oh. Affanculo i topi. Hanno fatto tutto benissimo perché i topi giustamente escono nel radar. Donna, ci prova con me. Oh cazzo, girati. Affanculo, va. Ancora. Vedi che si rialzano. Avevo ragione. Allora, torniamo indietro al rifugio. Che cazzo è quello, ma? Quell'idiota sta risvegliando anche i morti. Esci da lì! Ma prima devo ammazzare questo. Oh, e non muore però. Che cazzo fa? Implode? Ah! Ma questo assomiglia a Frax.
Oh merda. Troppa gente, ragazzi, troppa gente. Okay. Ah. Dai, emo. Ah, beh, ma allora così li faccio fuori. Oh, oh. Dai, lasciami. Oh, RT, RT la regna di... Oh, oh, oh. Aiuto. Via la porta. Via, via. Andiamo al rifugio. Wow, 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 ci è mancata davvero poco. Mamma mia. Devo tornare indietro a far fuori tutta quella gente. Forse hai visto la cassetta di sicurezza con lo stemma di un corvo nella stanza principale. Ti spiego come funziona. Allora, probabilmente... Puoi usarla per conservare armi, munizioni e scorte. Non puoi portare tutto con te quando esci, ma una cassetta ben fornita offre possibilità di scelta. Lascia lì dentro quello che vuoi. Allora, ehi, qui... alla buon'ora. Sta arrivando un'orda. Controlla il radar. Dov'è che sta arrivando un'orda? Oh. È richiesto una scheda. Perché hanno chiuso? Oh merda. Ma mi possono attaccare anche qui dentro? Dove cazzo sei? Questa sarebbe un'orda. Oh oh, ce n'è uno dietro. Bang. Questa parte non l'avevo mai esplorata. Oh oh. No 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 no. Facciamo scambio. Oh, sto qua. Dai, vieni qua. Dai. Oppa, tu vai di là, io facciamo il ballo del cavallo. No, ma si è compenetrato con qualsiasi cosa. Dai, e mori. Oh, e tu? E zanghe. Chiudo la porta. La riapro. Dove sei? Boom. Avranno imparato la lezione con quel poco di cervello che gli è rimasto. Hanno istinti predatori come gli animali. E tali devi considerarli. Non sono più i tuoi vicini, amici e parenti. Sono tutti morti. E i mostri con il loro volto non hanno più nulla di umano. Resta lì, ti faccio la foto. Tang! Mori, mori. Tang. Ok. Oh, stanno forzando la porta. No, non la rompete, vieni. Tang. Vieni qua, vieni. Dai, dai. Pam. Ok, pare che io abbia finito. Oh no. Oh, ma arrivano proprio. Guarda questo. Ew. E tu? E muori. No. Credo che il peggio sia passato. Per ora. Riposati, te lo meriti. Me lo merito, sì. Ad ogni modo, dobbiamo capire un attimino come funziona quella cassa. Questa qui. Che mettendo delle robe dentro, probabilmente. Mi è venuta un'idea. È ora di attivare le telecamere all'esterno di Buckingham Palace. Potresti perfino intrufolarti nel palazzo se le guardie sono impegnate con gli infetti. Devi entrare a Buckingham Palace. È il modo più efficace per rifornirti di armi e scorte, anche se è invaso da infetti. Buckingham Palace. Beh, ragazzi, arriviamo a Buckingham Palace. Che cavolo. Attenzione. È pieno di insetti, ma noi abbiamo un'arma. Ah, proprio spezzo famiglia, ammazzo bottiglia. Mi devo far inseguire probabilmente, perché ne ho visti un po' qui sotto. Ehi, gente. Che sono? Ah, sono topi. Le cose sarebbero state diverse se avessero dato retaggio a un D.
Ma quando capì cosa ci riservava il futuro, Elisabetta era ormai morta e Giacomo I odiava a tal punto profezie e alchimia che scrisse un manuale sulla magia nera dal titolo Demonologie e sguinzagliò i suoi scagnozzi in giro per l'Inghilterra ad appendere alla forca streghe e maghi. Lì dovette nascondersi, idioti. Posto, quello che ci guida è uno di quelli fusi proprio con la testa. Accendiamo la luce noi, va. Usiamo la scalina. Ok, non abbiamo telecamere qui. Non abbiamo nulla di nulla, quindi dobbiamo attivare e hackerare le nostre camere. Come vedete ci sono stati fatti dei buchi, probabilmente da quelli che sono passati prima di me. E noi li possiamo sfruttare. Almeno non dobbiamo fare i lavori da manovale. Oh, qui c'è una telecamera, vedete? Siamo nelle fogne. Il bello di Buckingham Palace è che non è un edificio normale, è una fortezza, Oh merda. un luogo sicuro. Puoi scommetterci il culo che è pieno di proiettili e munizioni. Dai, muori. Che non muoiono questi. Ma non è che l'arma si consuma? Oh! Ragazzi, è un problema qui. Io faccio fuori qualsiasi cosa qua. Ecco qua, ti pareva che si doveva rialzare. E muori. Lo sapevo che era vivo, guarda, lo sapevo, mi avevo scommesso. C'è una guardia imperiale, quindi andiamo a vedere. Ragazzi, qui siamo sotto Buckingham Palace. Oh merda, sta pieno pieno di zombie. Noi ci vediamo alla prossima. Ma molto cauti, eh. Molto cauti.